Il ministro Delrio, durante la presentazione dell'avanzamento dei lavori sulla Siena-Grosseto, ha fatto il punto sulle grandi arterie toscane tra Firenze, Siena e Grosseto. Siamo sulla strada giusta, manutenzione, investimento nella cura dell'esistente, vuol dire più sicurezza e quindi la Siena-Firenze l'ho percorsa oggi, adesso è molto più sicura, finalmente manutenuta bene. E sulla Grosseto-Siena, che è uno degli elementi che aiuterà a rendere Siena più raggiungibile, abbiamo fatto davvero grandi passi avanti. Quindi siamo molto contenti, manca pochissimo, nel 2018 appalteremo gli ultimi due lotti. Quindi lasciatemi dire che queste infrastrutture avanzano e aiuteranno, credo, a sviluppare l'economia dei nostri territori. Sempre più vicino l'accordo sulla Tirrenica. Regione e governo sono in sintonia per l'adeguamento a quattro corsie dell'attuale Aurelia, mentre slitta l'idea dell'autostrada. Noi abbiamo impostato il nostro lavoro revisionando i progetti troppo grandi, troppo faraonici, che imponevano anche pedaggi troppo alti ai cittadini, perché poi alla fine chi paga è sempre il cittadino, l'utente. Quindi stiamo cercando di fare le opere in maniera più sobria e meno impattante per il territorio possibile. E stiamo anche revisionando la Tirrenica per rendere la strada finalmente cantierabile in tempi molto più rapidi e anche, appunto, con molto rispetto dell'ambiente al massimo, oltre che delle norme di sicurezza. Quindi siamo a un buon punto, sono molto fiducioso che entro l'estate riusciremo a trovare il nuovo assetto. Non abbiamo rallentato nessuna procedura, abbiamo semplicemente cominciato un lavoro di revisione progettuale mentre stavano andando avanti altre procedure, quindi le cose procedono dopo il bypass del Galluzzo, questa della Grosseto-Siena, dopo la variante di Valico qui in Toscana, abbiamo credo tanti cantieri aperti e siamo soddisfatti della velocità con cui procedono, ma dobbiamo continuare.